Eccoci col ministro della difesa Pinotti, in occasione al campus di Via Ventimiglia per l'evento C'era una volta in Medio Oriente. E noi come studenti quello che vorremmo chiederle è il consiglio che lei dà agli studenti che vogliono mettersi nel mondo della politica. Beh, ci deve essere passione, perché la politica non è che si studia, cioè devi decidere che ti interessa migliorare il mondo. E allora se hai questa passione per migliorare il mondo, ovviamente lo puoi migliorarlo in tanti modi, facendo servizio con i bambini, con gli anziani, ma certamente la politica è uno strumento potente per cambiare il mondo. E allora se uno ha questa passione, io consiglio di fare delle esperienze, che non è detto che debbano essere esperienze elettive o esperienze per forza di tipo amministrativo. Per me l'esperienza politica è cominciata a scuola, ma soprattutto poi è cominciata facendo la capo scout e occupandomi dei problemi del quartiere per capire come migliorarlo proprio per le ragazze che mi erano affidate. E da lì poi, quindi io arrivo alla politica in realtà a 29, la politica intesa come scelta di un partito eccetera, o candidatura alle elezioni a 29 anni, quindi non in età particolarmente giovane, con un percorso e altre cose fatte. E poi bisogna prepararsi, cioè avere passione, fare delle esperienze che ti insegnano come questa passione la traduci in progetti, e poi sapere che bisogna sempre prepararsi di qualsiasi cosa si tratta, che sia un problema urbanistico, che sia la politica internazionale, bisogna prepararsi. Il suo particolare suggerimento agli studenti italiani che sempre più sono colpiti dal problema della fuga dei cervelli? Ma io penso che oggi il problema non sia se uno va anche a fare delle esperienze all'estero e se si sente respinto dal proprio paese e non può più tornare. Quindi anzi io credo che oggi sia bene fare nella propria formazione anche delle esperienze all'estero, e anche possono essere esperienze lavorative. Però quello che dobbiamo riuscire a fare in Italia è che comunque chi ha voglia di tornare in Italia abbia lo spazio per farlo e di farlo con un percorso agevolato. Ringrazio il ministro, bocca al lupo, grazie.